Siamo nel centro storico di Cariati, ecco, ed assistiamo ad una cosa insolita, un'invasione di camper, e chiediamo al presidente di Cariati Paese Albergo, Cataldo Fortino, che cosa sta avvenendo in questi giorni appunto a Cariati, nel centro storico per l'esattezza. Buongiorno amici di Cariati Vacanze al Mare, sono Aldo Fortino, presidente dell'associazione Cariati Paese Albergo. Siamo a novembre, come potete ammirare, Cariati è meravigliosa. Come dico sempre, a Cariati si possono fare tranquillamente le vacanze, da aprile a novembre tranquillamente. Oggi siamo qui ad accogliere questi signori che stanno girando un po' tutta l'Italia, i posti più belli dell'Italia, tra cui Cariati. Chissà perché siamo, come al solito, più apprezzati da quelli di fuori che da noi che ci viviamo, che abbiamo questa grande fortuna. Comunque oggi la giornata si svolgerà, sta per arrivare la nostra guida Rossella Marino, che illustrerà un po' la storia e tutte le bellezze del centro storico. E fidatevi, c'è tanto di bello da vedere, da visitare nel nostro centro storico. Noi siamo qui con il piacere di accogliere e di far stare bene tutte le persone che vengono a visitare il nostro centro storico. Noi non è un lavoro per noi, ma è un piacere e mi auguro, anzi sicuramente, i signori ospiti passeranno una bellissima mattinata. La giornata si svolgerà con far vedere tutte le nostre meraviglie, raccontando anche la storia, il passato di queste mura, di queste cinte murarie, di queste torri. E poi gli abbiamo preparato un bellissimo rinfresco. Giuseppe Parise, presidente dell'associazione Cariati San Milano. Ecco, Giuseppe, ci puoi spiegare quanto è importante questo tipo di manifestazione per la promozione del turismo del nostro territorio? Sì, grazie direttore, è un'iniziativa bellissima, complimenti a chi ha organizzato questa bellissima gita culturale. Noi cariatesi che ci troviamo al nord vogliamo queste iniziative per promuovere le nostre bellezze, il nostro centro storico. Noi ce la mettiamo tutte per far emergere Cariati da questo terrore. Grazie. Giuseppina Marino, nello specifico la guida di Cariati Paese Albergo, che oggi condurrà per le vie del paese questi turisti. Ecco, quale sarà il percorso che farete? Allora, la mia intenzione è quella di far vedere tutta la cinta muraria di Cariati, che comunque è da valorizzare proprio per la sua particolarità, ed inoltre di portarli in giro per le vie del borgo antico per far scoprire particolarità e leggende del nostro territorio. La signora Roberta è il presidente del club Giovani Camperisti, ecco, venite da Lecce. Quello che vogliamo chiedervi è come mai avete scelto questa meta, Cariati, per questa vostra giornata di vacanza, di relax? Abbiamo scelto Cariati perché ci è sembrato uno dei paesi della zona un po' più grande, un po' più attrezzata. Poi abbiamo avuto la disponibilità del Proloco, dei vigili urbani, che sono stati talmente gentili. L'associazione di Cariati Paese Bello, che si è messa a nostra disposizione, che ringraziamo comunque, e poi con questa vista bellissima dove ci hanno appunto ospitato non potevamo trovare di meglio. Ecco, l'associazione si chiama Giovani Camperisti. Il camperista per sé è sempre giovane nello spirito. Siamo giovani dentro soprattutto, perché se considerate un po' l'età siamo un... Ma quello che conta è essere giovani dentro, è lo spirito che conta. Noi cerchiamo di mantenerci sempre in movimento, cerchiamo di scoprire sempre cose nuove.